votre souvenir le plus grand de bouillonnaise? Le meilleur souvenir, c'est le titre de champion du monde en simple en 1999 à Lyon. Sono tanti, quello più, diciamo che uno importante potrebbe essere il campionato europeo vinto a Chivasso con Ballaghera. E finale nel Svezia con Prevesto, poi San Scubio di Ballaghera. Ho visto, ho avuto la fortuna di vedere sicuramente Granaglia e ho avuto anche la fortuna di giocare assieme. Il primo campionato del mondo sicuramente, nel 1962 dal Lievo e poi il campionato del mondo della A 1975 a Monte Carlo. Il mio primo campionato italiano individuale che ho vinto nel 1973, che mia moglie stava aspettando mia figlia, è stato un ricordo più indelebile. Zaenkrat svetovno prvenstvo 2006 na Kitajskem, ki je bil res en najbolj uspešnejših, a ne? Prvo pa tretje mesto, tako da. Karijere? Zaenkrat dvojka Alpinjano, jaz pa Borčnik. Alpinjano dvojka, ki sva igrala proti Hrvatom polfinale, sva zgubljala 9-3, 20 minut do konca, pa sva zmagala 11-9. 11-9. Kjega leta? 2000. In pol ste zmagali finalo? Prva sva v finalu, 8-7 sva igrali proti Italijanu. C'est l'année dernière à Grud au championnat du monde et deux titres mondiaux. Quando ho vinto il mondiale è stato indimenticabile, vincere contro Grail 49-46 è stata una roba eccezionale. Parce que à 50, il est déjà 47 minutes, 40 minutes. Oh là là, il est pas loin du record, il est pas loin du record, Marco Giraldo. Attention, la 49e, champion du monde. Il est champion du monde. Ciao Gallo! Se potessi usare una parola sola per descriverti, quali useresti come giocatore? Ma... bizzarro. Joker. Sarei genio, sregolatezza. Lepre. Lepre, ecco, lepre. Tranquillo. Tranquillo. Oh, un porno. Un porno. Da. Popustiro. Popustiros. Ne popustljiv. Ne popustljiv. Strajen. Ja, strajen. Determined. Sì, combattivo sì, potrebbe essere freddo. Di freddo. Questo me ne vanto, sono un giocatore che non soffro i momenti cruciali della partita. Cruciali, sì. Pensi che le bocce piene abbiano fatto bene o male a questo sport? Forse hanno fatto bene perché tanti giocatori di magari livello un po' più basso sono, che con queste voci qui sono aumentate, cioè c'è forse più gente che gioca, se no vincerebbero forse sempre i soliti, i più forti con le voci vuote. Ja, mi sono da izboljšala, ni več tistega preskakovanja, kar je prej več možnosti, a ne? Prav, jaz prej nisem valina lane, tako da ne vem, kako je bilo, ampak če primerjam, se mi zdi, da je izboljšal. Je pense que ça a fidélisé
beaucoup de joueurs qui étaient peut-être moyens, et ça les a encouragés à continuer la pratique. Après, c'est vrai que pour des joueurs qui ont une grande adresse, la boule pleine devrait être interdite. Secondo me è un male perché hanno equilibrato troppo le forze in campo. E con le bocce vuote si vedeva dei colpi più spettacolari. Adesso diciamo che queste aiutano parecchio, e non solo le bocce piene, anche il terreno, perché l'asfalto aiuta molto di più i bocciatori di una volta. Una volta sì, i terreni, le bocce saltavano, bisognava cercare prima la faccia, invece adesso si batte a 49 e si prende tutto. Cioè, una volta a 49 non se ne colpiva. Sì. Bene, 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 sono messa con ognuno. Bene, bene. Il futuro delle bocce non lo so, perché vedo sempre che c'è pochi giovani che giocano qua in Italia, pochi giovani, anche nel resto del mondo, cioè paura che andrà sempre meno bene, ho paura, spero di no. Beh, j'espère bien, il faut qu'on arrive à 1000 sport boule devant les télévisions, les médias, de façon à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent pratiquer ce sport. Bel avenir, j'espère qu'un jour on sera olympique. Et je pense qu'on peut beaucoup compter sur la Chine, qui est vraiment un pays en pleine expansion concernant la pratique du sport boule. Et je pense que c'est eux qui peuvent nous tirer en avant et nous permettre de trouver un rang, surtout médiatique, qui nous permette d'être plus connus, de nous développer encore plus. Speriamo che i giovani e il futuro dello sport in generale, delle bocce. Il futuro è buono, speriamo che il ricambio giovanile ci sia, perché l'unica nota negativa forse sono i giovani che non rimpiazzano i campioni che passano. Il mio sito internet di voce preferito è www.boccevolo.com. Boccevolo.com. Boccevolo. Boccevolo.com. Boccevolo. Boccevolo, ovviamente. Boccevolo. Boccevolo. Pica.com. Pica.com, ya. Boccevolo.com. Boccevolo. Pica.com. Boccevolo.com. Boccevolo. Boccevolo.it.com. E questa è l'ultima domanda. Qual è il tuo sito di bocce preferito? Tutto bocce, ovviamente. No, tutto bocce? Tutto volo, cos'è? No, bocce volo. Bocce volo, più o meno ci siamo. Bocce c'era. Tutto bocce.